Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente me l'avete chiesto in tanti ed eccola qua, KTM Super Duke 1290R, anno 2019. Allora, voglio raccontarvi una cosa, perché era partito un nuovo format, non so se lo porteremo avanti, per il fatto che questa moto qui l'avevamo bancata originale, per poi metterla in comparativa con un'altra, una gemella uguale a lei, però con scarico completo a Krapovic, filtro e mappa dedicata KTM, e fare un terzo confronto con la moto sempre con lo scarico a Krapovic, filtro dell'aria e mappa, però quella nostra, quella fatta da me, e quindi mettere in comparativa sarebbe stato veramente bello. Solo che purtroppo ci siamo andati a scegliere la pecora nera del caso, nel senso che l'altra KTM non era a posto di motori, aveva circa 15 cavalli in meno alla ruota, e quindi non ce la siamo sentita di portarla sul canale, perché sennò poi sarebbe stata troppa la differenza e quindi qualcuno avrebbe detto: ma tu stai a portare l'acqua al mulino tuo. E quindi non ci piace avere certi discorsi. Noi, per chi ci segue ormai insomma lo sa, cerchiamo di essere precisi, trasparenti e darvi tutte le informazioni possibili. Perciò questa moto qui adesso è tutta originale, c'è solamente il completo a Krapovic con il filtro dell'aria. Facciamo una bancata e vediamo quanto spara. La mettiamo in comparativa con quella fatta all'epoca, tutta originale, aveva solamente un terminale, e cerchiamo di capire con lo scarico se ci sono stati dei miglioramenti oppure no. Dopo andiamo avanti con la riprogrammazione della centralina originale, centralina Kane, e proseguiamo a fare lo sviluppo. Ovviamente tutto questo dopo la sigla. Terminata, acquisizione effettuata. A questo punto mettiamo in comparativa moto originale con solo terminale, moto con completo a Krapovic, filtro dell'aria Spring Filter P08, mappa originale ovviamente per entrambi i casi. Spostiamoci sul monitor. Sono rimasto un po' con l'amaro in bocca, per il fatto che la verde era l'originale e la rossa è con lo scarico a Krapovic, tutto in titanio, e filtro dell'aria Spring Filter. E come vedete le curve si somigliano, cambia giusto qualcosa sul picco, perché originale ha fatto 160,96, con lo scarico completo 161,66, e anzi qui ha perso pure un pochettino. Vediamo la coppia. C'ha lo stesso rendimento. Questa è un'altra dimostrazione per il fatto che quando montate un componente non si sa mai se la moto migliora o peggiora, quindi il banco prova è essenziale per fare questo genere di rilevamenti, perché poi quando si va su strada si dà gas e non si riesce poi magari a capire se in gioco ci stanno 5 cavalli in più o in meno.
E a questo punto iniziamo la procedura di sviluppo, iniziamo a fare le riprogrammazioni, la famosa spolverata che vi dico sempre, e cerchiamo di portare le prestazioni di questo modo dove dovrebbero essere. Avanti con il lavoro. Prime modifiche effettuate, a questo punto con il nostro palmare andiamo a sparare dentro le modifiche effettuate. E voglio precisarlo, su questa versione, come anche l'Adventure, abbiamo la possibilità, tramite presa diagnosi, sia di ricavarci il file originale che appunto andare a fare la riprogrammazione. Quindi la centralina non viene toccata, non viene manomesso nulla, abbiamo il connettore originale e quindi tutte le operazioni vengono fatte da qui. Quindi aspettiamo che la procedura di riprogrammazione va a buon fine e poi ci spostiamo per verificare cosa è uscito fuori. Mamma mia che bombardone! Allora, vediamo se la nostra modifica ha portato già qualche miglioria, perciò spostiamoci sul grafico e analizziamolo insieme. Allora, la curva rossa, diciamo, i stock intendo come rimappatura, come centralina originale, ovviamente già con lo scarico e il filtro dell'aria, e la verde con delle prime modifiche, e diciamo che già dai 3200 giri in poi ha iniziato a prendere qualcosina, un po' pigra, però c'è da lavorare, insomma, è la prima riprogrammazione e ci sta. Per esempio qui, 4 cavalli alla ruota in questa zona, 7400 giri, diciamo che non è poca roba, però secondo me il margine di miglioramento ce n'è ancora molto. Il picco massimo invece da 161, eccoli qua, a 163. Insomma, sul picco siamo ancora un po' indietro. Analizziamo la coppia motore, ed ecco qui, vedete, già da 3000 giri si percepisce una spinta maggiore rispetto all'originale. Quindi andiamo avanti con le lavorazioni e ci vediamo all'ultimo lancio. Mamma mia, oggi ho fatto la sauna, fa un caldo bestia, però nonostante ciò questa fa paura. Ci potete attaccare un camion, un trattore, un furgone, quello che vi pare, lei se lo tira, perché c'è una coppia da far paura. Perciò spostiamoci sul grafico, così vi mostro tutti i vari cambiamenti in modo che insieme analizziamo il tutto. Ebbene, queste le differenze: la rossa in stock, mappa stock, quindi mappa originale, lo ripeto ancora, e la verde con il lavoro svolto in centralina originale. Ebbene, diciamo che già in queste zone medio-basse la moto, per esempio, a 4600 giri ha preso 5 cavalli alla ruota, niente male. Qui è stata un po' più pigra, ma siamo al limite, non possiamo andare oltre. Nella zona dei 7000 abbiamo a disposizione invece 6 cavalli alla ruota, nella zona degli 8000 invece abbiamo avuto un incremento importante di 9 cavalli alla ruota, per poi arrivare sui 9000, passare da 160 a 169, ancora continua il 9 cavalli in più
come incremento. Il picco, eccolo qua. Oh, beh, un incremento significativo, considerando che abbiamo lavorato solo sulla centralina. Quindi da 160.96 abbiamo chiuso a 171.35. 11 cavalli in più alla ruota. Oh, finalmente abbiamo dato un senso a 2000 euro e passa di scarico, forse nemmeno bastano, altri 100 euro di filtro, più tutti quanti vari ingannatori, rimozione SAS, tutta quella roba lì. Bene, sono contento. Analizziamo quindi adesso la coppia. Ma che tiro, ma che tiro, mamma mia che bestia. Pensate che a 4500 giri da 13 kg, no, che 13 kg, che dico? 12,59 kg, siamo passati a 13,3 kg, quindi quasi un chilo di coppia. Mamma mia come tira sta arrabbiata. E il picco massimo da paura. Allora, io questa roba qua l'ho vista sullo ZZR 1400. Questa invece, mamma mia che roba, mi fa venire i brividi, guardate. Perciò da 14,3 a 15, dai, 14,99 sono 15 kg di coppia. Bene, bene, ci possiamo fermare, la carburazione non ve la faccio vedere anche questa volta, per via che, raga, io sono stato una giornata qua dentro a fa sviluppo, quindi anche questa volta faccio il prezioso. Passatelo, ma su web non ci sta solo l'appassionato, ma ci sta pure quello che fa il lavoro come me, quindi passatemi questa cosa qui. Quindi abbiamo terminato il lavoro e mi raccomando, se vi è piaciuto questo contenuto sosteneteci con un like, mi pare ovvio. Se vi fa piacere pure condividetelo, mi raccomando scrivete qui sotto nei commenti e in descrizione trovate tutti i nostri contatti, telefono, mail, per qualsiasi informazione. Desidero sempre, per chi lo sa già, il contatto via mail, perché purtroppo stiamo lavorando tantissimo, è difficile pure rispondere al telefono purtroppo, e questo mi dispiace, ma ci stiamo organizzando, stiamo rafforzando il gruppo. E se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video, seguiteci su tutti i nostri social, Instagram e Facebook, e perciò noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Questa volta, visto che me l'avete chiesto, ma perché a fine video non metti il feedback del cliente? Beh, non è semplice, perché magari quello se ne va, sta lontano, e non è che lo possiamo far tornare indietro e rifà le riprese un'altra volta. E poi, regà, stiamo a lavorare, sto video durerebbe un'eternità. Però questa volta, siccome questa persona, il nostro caro amico, abita qui intorno, più vicino, andate a provare la moto, andate a provare sto bestione da 15 kg di coppia. Perciò, andiamo e vediamo cosa dici. Ed eccolo che arriva. Tanta roba. Mi sa che gli è piaciuta, eh? Veramente tanta. Allora, Daniele, hai trovato qualcosa da attaccare dietro? Mo ci vanno 200 kg dietro. No, adesso, cioè, già prima, ma adesso ancora di più, strappa proprio le braccia dal manubrio. Beh, dai, alla fine sono sempre 10 cavalli alla ruota, quindi no, si sentono tutti. È ancora più gomigliosa, è lineare. Bene, bene, dai, siamo contenti che sei rimasto soddisfatto. Grazie. Bene. Grazie a te. Ringraziamo Daniele, ci vediamo alla prossima allora.